Ciao a tutti e benvenuti nel canale Porcospino Curioso. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale e mettere mi piace ai video per supportarci. Io volevo che lei cominciasse dicendo alla Corte se lei ha mai avuto rapporti e di che genere con l'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. E allora, in modo molto sintetico, io sono stato affiliato intorno al 1975-76, ora non mi ricordo la precisione, con il ruolo di soldato semplice, che ho ottenuto fino al 1991-92, in cui in quel momento ho assunto la reggenza del mandamento di San Giuseppe Iato, reggenza che ho mantenuto fino al momento del mio arresto, 20 maggio 96, dopodiché ho cominciato a collaborare. Quindi automaticamente mi sono escluso da Cosa Nostra. Signor Busca, io prima contestazione dico, lei nel corso dei vari verbali ha sempre indicato la data della reggenza come 89-90, adesso diceva 91-92. Pensavo un'altra così, ha ragione, sì, è vero. Anche nel verbale del 22 giugno 2017, sì, per sì, esempio. Sì. Ecco, è così, sì, 89-90, sì. Perfetto. Senta, lei al di là di quella che era la sua posizione personale all'interno di Cosa Nostra, aveva anche una posizione familiare, diciamo, all'interno di Cosa Nostra, cioè famiglia di sangue, intendo dire. C'erano altri componenti della sua famiglia che facevano parte di Cosa Nostra? C'era mio padre, c'erano due cugini di primo grado. Signor Brusca, dica, non dia per scontato che tutti sappiamo di chi parliamo, dica sempre nome e cognome. Mio padre Brusca Bernardo. Il cugino di mio padre Brusca Mario, il cognato di mio padre, mio zio Brusca Giuseppe, un altro cugino di mio padre buon marito Bernardo, un altro mio cugino Brusca Vito, mio fratello Brusca Emanuele, e poi c'era mio fratello Enzo, che non era ritualmente affiliato, ma diciamo era ben inserito nel contesto criminale. Doveva essere affiliato, e non è stato affiliato per un problema di contingenza, diciamo. Quindi io le faccio questa domanda, dico, le cose che lei ha saputo e che poi adesso ci verrà a dire, dico, dipendono sia dalle sue conoscenze dirette, sia anche da conoscenze di suoi familiari all'interno di Cosa Nostra? Sì, potrei dire più dirette e poi automaticamente di tutti i miei parenti. Senta, suo padre, Brusca Bernardo, aveva il ruolo dirigenziale, ci può dire in quale mandamento? Mio padre ha assunto il ruolo dirigenziale dal 1982-83, con ci fu la famosa riformulazione dei mandamenti della provincia di Palermo, anche se lui di fatto reggeva il mandamento in sostituzione di Antonino Salamone. E stiamo parlando di quale mandamento? San Giuseppe Iato. Perfetto. Senta, suo padre aveva rapporti con Rina Salvatore? Che genere di rapporti aveva? Ci ha già risposto poco fa, dico, però è il caso di specificarlo. Diciamo che erano compari a causa della mia affiliazione in Cosa Nostra, ma avevano un rispetto tal punto che mio padre considerava il mandamento con quello di Colleone unico, e quando sono stato affiliato si figuri che mi ci ha messo a disposizione che qualunque cosa lui avesse bisogno mi ci mettesse a disposizione senza bisogno di essere autorizzato con le regole normali di Cosa Nostra. Senta, dopo suo padre viene arrestato, credo di ricordare, nel 1986, è giusto come data? Come ultimo arresto, sì. Sì. Ultimo, penultimo. Dal 1986 in poi c'è stato un ruolo di Rina all'interno del mandamento di San Giuseppe Iato? Cioè Rina frequentava San Giuseppe Iato? Frequentava credo in quel momento no, però ne aveva la disponibilità di dirigere il mandamento, che in quel momento era assunto da Baldassare Di Maggio, uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Iato, che poi venne sostituito da me alla fine del 89-90.
Senta, c'era nel territorio che vi riguardava una cantina che si chiamava Caggio, con la sì, K? Sì, ed era, fra virgolette, gestito da mio fratello Emanuele, ma per conto di Rina Salvatore, di mio padre e di tutti gli associati. Rina veniva per il periodo della vendemmia o comunque anche in altri periodi dell'anno presso la Caggio? Ma credo che Rina alla Caggio, che ho ricordi, non ci cerco mai fisicamente, ma può essere pure che magari qualche volta ci sia passato, non lo escludo, però la gestiva, la osservava e tutto passava da lui indirettamente. O attraverso il mio fratello Emanuele o attraverso il nipote Giovanni di Grizzaffi. E frequentava Contrada d'Ammusi? Se ci può dire che cos'è Contrada d'Ammusi, prima di tutto. Contrada d'Ammusi è una zona territorio di San Giuseppe Ato. Non vorrei, però credo che fosse anche di San Giuseppe Ato o di Monreale, non mi ricordo, dove Rina si era costruita un'abitazione, una casa che utilizzò dall'80 con la cosiddetta guerra di mafia, con l'omicidio di Stefano Bondano, dovrebbe essere Pasqua 81-82, non mi ricordo la data, fino all'86, poco prima dell'arresto di mio padre, periodo estivo estivo o di feste. Rina si recava in quell'abitazione, che penso che sia attualmente ancora presente, anche se poi la proprietà è stata venduta. Senta, Rina, che è evidente che la posizione che aveva, cioè io volevo capire all'interno di Cosa Nostra la figura di Rina come era vissuta, nel senso era un monarca assoluto oppure c'era democrazia, diciamo così, all'interno dell'associazione mafiosa? Diciamo che c'era, non so se il termine è giusto, una democrazia dittatoria, cioè nel senso che democrazia finché tutti raccontavano e decidevano e concordavano con lui e decidevano le sue volontà. Quando c'era qualche cosa che non andava di suo gradimento, le conseguenze, il 99% erano la vita. Non so se ho spesso bene il concetto. Sì, perfettamente. La regola quale sarebbe dovuta essere, diciamo, per le decisioni più rilevanti, chi avrebbe dovuto decidere all'interno di Cosa Nostra? Secondo le regole dovrebbe decidere un po' la commissione, quelli che sono, però diciamo che decideva quasi sempre tutto lui. Quando gli stava bene acconsentiva a quello che diceva la commissione, quando gli stava bene faceva in modo che la commissione decidesse quello che diceva lui. Non so se questo gioco di parole sono stato chiaro. Sì, senta, lei ha riferito anche di riunioni, diciamo così, separate, pochi componenti della commissione che venivano via via compulsati da Rina separatamente, non in un'unica soluzione. Sì, erano quelli più fidati. Una sorta di riunione preliminare verso poi quelle che venivano alla decisione finale. Chi sono i più fidati di Rina? Chi erano i più fidati di Rina? In quel momento era in pole position, c'era Giuseppe Giacomo Gambino, perché la pole position, perché l'aveva più portata di mano, quello che gli dava la possibilità di per l'esecuzione. Giuseppe Giacomo Gambino era quello che aveva buoni rapporti con i cosiddetti salotti buoni palermitani. Poi c'era il mandamento di Re Sottana, capeggiato da Francesco Madonia, ma di fatto era Antonino. Poi c'era Raffaele Ganci della Noce, poi c'eravamo noi di San Giuseppe Iato, Cancemi Salvatore, quando sì e quando no. Sostanzialmente erano questi quelli più fidati, e poi tutti gli altri, non c'erano difficoltà. All'interno di Cosa Nostra Rina era a conoscenza di tutto quello che accadeva o poteva comunque arrivare ad essere a conoscenza di tutto quello che accadeva? No, non era sempre tutta a conoscenza di quello che accadeva, e quando lui non era a conoscenza di quello che accadeva non gli interessava tanto, dipende qual era l'oggetto, ma perché e perché non è stato informato. Voleva sapere il motivo per cui è stato fatto, ma principalmente perché non è stato informato.
ed aveva, diciamo, cioè, all'interno di Cosa Nostra relazioni con molte persone che potevano dirgli perché era successo, diciamo. Cioè... Esatto. Tutto quello che avveniva, non dico in Sicilia, ma quantomeno a Palermo, doveva passare dalle sue mani. Perfetto. Senta, lei ha avuto modo di conoscere anche Nino Madonia? Sì, posso dire che dopo l'arresto di Bagarella è stato, fra virgolette, il mio maestro d'arte. Cioè, ce lo vuole esplicitare? Cosa significa questo? È che con cui mi ha imparato il mestiere di fare parte di Cosa Nostra, omicidi, attentati, tutto quello che riguarda Cosa Nostra. Diciamo, è stato, fra virgolette, il mio maestro di esecuzione più che altro. Quando avviene questo suo apprendistato, diciamo così? Ma guardi, prima di Antonino Madonia c'era Leluca Bagarella. Bagarella è stato arrestato luglio 79, se non ricordo male. Fino a quel momento avevo sia Bagarella che Madonia, però principalmente Bagarella. Dopo che è stato arrestato Bagarella, diciamo, collaboravo al 99%, poi sono stato quasi sempre autonomo con Antonino Madonia. Quindi avete commesso anche degli omicidi insieme? Sì, omicidi, strage, la strage di Ignazio Bidone Federico, la strage della circonvallazione, tanti omicidi, abbiamo collaborato assieme per la cosiddetta guerra di mafia, ho commesso tanti omicidi con Antonio Madonia. Senta, ci può descrivere, per quanto è a sua conoscenza come appartenente a Cosa Nostra, quale era la posizione effettiva, diciamo, di Madonia Antonino all'interno di Cosa Nostra? Come ho detto poco fa, ufficialmente era il padre Francesco, il capo mandamento, ma di fatto era lui, partecipava lui alle riunioni, poi decideva lui, faceva tutto lui. Quindi, diciamo, di fatto dirigeva il mandamento di Resuttana? Esattamente, esattamente. Pubblico Ministero, ho bisogno di interromperlo un attimo. Prego. Diamo atto che, come avevo anticipato, ci sono la telecamera, l'operatore video messo sopra nella parte riservata al pubblico di una testata giornalistica. Quindi io su questo... Più volte le parti hanno già espresso la loro posizione, vi chiedo di ribadirla, cioè se c'è il consenso alle riprese con esclusione dei volti degli imputati. È sempre questa la posizione di tutte le parti? Sì, Presidente. No, la posizione è sempre questa. Io chiedo adesso all'avvocato, penso che sia scontato, ma chiedo all'avvocato D'Aquila per quanto riguarda il collaboratore. Esattamente la stessa posizione, cioè, senza che non c'è consenso alle riprese. Esattamente. E quindi la Corte, sentite le parti, autorizza. La ripresa audiovisiva dell'udienza con assoluta esclusione delle immagini degli imputati e del soggetto dichiarante. Quindi ne deriva che lei non può assolutamente riprendere gli schermi sui quali vengono proiettati in videoconferenza sia l'immagine dell'imputato che, per quello che si vede, l'immagine del dichiarante. Sono stato chiaro? Va benissimo. C'è stato Poi, signor Brusca, veramente soltanto per una questione, diciamo, di chiarezza ulteriore, chiedo scusa Pubblico Ministero, poi vi do la parola. Prego. Io le avevo già detto che lei appunto era stato sentito in altre occasioni con gli avvisi del 64, io però comunque glielo ribadisco l'avviso. Lei, ripeto, deve sapere che se rende dichiarazioni su fatti che riguardano la responsabilità di altri soggetti, rispetto a questi fatti lei assumerà l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di legge previste dall'articolo 197 bis. Ma salve queste eccezioni, lei diventerebbe testimone, come infatti sta facendo. Quindi lei mi pare che ha già detto, però ce lo ribadisca, che intende rispondere, è così? Sì, sì, confermo, signor Presidente. Va bene, Pubblico Ministero. Sì, grazie Presidente. Allora, mi stava dicendo appunto che Madonia Antonino reggeva il mandamento di Resuttana. Era geloso di questo territorio, cioè nel mandamento di Resuttana era possibile agire senza che Nino Madonia lo sapesse?
No, completamente, era di una gelosia unica. Accettava la collaborazione di altri quando non ne poteva fare a meno, ma quando era possibile faceva tutto da solo o con i suoi uomini più fidati del mandamento. Ecco, allora le faccio questa domanda. Faceva anche omicidi riservati, i cosiddetti omicidi riservati, Nino Madonia? Sì, Rina di questo lamentava di qualche cosa, come poi ho potuto scoprire stata facendo, è più di non solo di omicidi, ma anche di contatti personali che si teneva per sé, e quindi Rina diciamo che lo amava e lo odiava. Cioè lo stimava, ma dal punto di vista mafioso chiaramente, però lo temeva. Come suol dire, si sentiva preso in giro. Senta, quali i malumori di Rina nei confronti di Madonia, in che cosa consistevano? Cioè, quali erano le cose, le lamentele di Rina? Qualche contatto a livello istituzionale, nel senso per aggiustare il processo o qualche altra cosa, è un fatto che mi costa a me personalmente. Fermiamoci qua, quali? Sì, tipo aggiustare il processo, avevo qualche contatto con qualche persona istituzionale, tipo il cognato di Giuseppe Giacomo Gambino, l'imprenditore, non ricordo come si chiama, in questo lì. Comunque in questo momento non mi ricordo come si chiama, che l'avevano combinato senza chiedere l'autorizzazione per metterlo solo fra le mani, altri beghe diciamo di questo genere, e a Rina gli davano fastidio. Stiamo parlando di quale cognato, perché lei lo sa, Giacomo Gambino ha avuto due mogli, quindi è un imprenditore notissimo, però in questo momento io non mi ricordo il nome. La prima o la seconda moglie? Giovanni Pilo. Non se lo ricorda. Se era un parente della prima o della seconda moglie. Forse sta dicendo un nome. Ha detto? Giovanni Pilo. Ah, Pilo. Certo. Giovanni Pilo. Quindi se l'è ricordato? Sì. Purtroppo l'età mi brutti scherzi. Ogni tanto qualche defaianza. Le risulta che avesse notizie da campi istituzionali, diciamo così, avesse relazioni, per esempio, con la polizia? Guardi, lui una volta mi stupì, perché Antonio Madonia al mio pari conosceva tutte le abitudini di Rina, dove andava e dove non andava. Quando lui, nel periodo che lui abitava a San Giuseppe Iato, il Madonia ha fatto di tutto per scoprire dove abitava, e un giorno si presentò lui con un fiorino, con a bordo due motorini per regalo ai figli, e Rina questa visita non lo gradì nella maniera più categorica. Ha saputo come lui era venuto a conoscenza di questo sito dove lui abitava, e Rina non stava tanto tranquillo. Quindi questa risposta significa che lui aveva notizie da ambienti istituzionali? Non l'ha detto chiaro, però uno che diffida di una soggetta del genere, che prima conosceva tutti, alla pari di mio, cioè quando abitava a Molara, quando abitava in Corso dei Mille, invece quando lui ha cominciato ad abitare a San Giuseppe Iato, non doveva saperlo nessuno, e in particolar modo lui. E quando ero presente a questa vicissitudine, lui ci è rimasto malissimo, non voleva che si sapesse, e non era più tranquillo come era fino a qualche minuto prima di quando aveva ricevuto questa visita. Aspetti, Brusca, lei usa troppo lui senza dire il nome, quindi lui era... Lui, Antonino Madonia. Antonino Madonia era andato a San Giuseppe Iato, vediamo se ho capito, era andato a San Giuseppe Iato a trovare nella casa, diciamo, dove risiedeva Rina con la famiglia. Esatto, era andato a trovare Rina a casa sua, dove abitava in quel momento, a San Giuseppe e non Iato. Ha gradito la visita di Antonino Madonia. Perfetto, ma Rina era latitante in quel periodo? Sì. Era già latitante, sì. Vabbè. Sì, parliamo dell'80,
83, perché io sono stato arrestato con le dichiarazioni di Buscetta, quindi 84 se non ricordo male. E quindi Rina si è preoccupato perché Madonia sapeva dove era il suo rifugio, diciamo che era... non mi ha detto è sbirro, ha contatti con la polizia, però non era sereno. Poteva essere anche un altro motivo specifico, poteva essere anche l'incolumità, poteva tentare per la sua vita. Dico, l'interpretazione sono non solo quella ma anche l'altra. Senta, io ritorno, faccio un passo indietro, perché lei mi stava rispondendo a una mia domanda, qual era il motivo dei malumori di Rina. Mi ha detto questo fatto dell'aggiustamento dei processi, stava dicendo una seconda cosa e io l'ho bloccata. Se la può dire adesso? La riassumo in maniera sintetica e poi mi decidete voi, anche perché l'ho già dichiarato. Quando cominciò a collaborare Francesco Salvatore, durante un'udienza ebbe a dichiarare che Salvatore Rina mi voleva uccidere a me e a Salvuccio Madonia. Io lì per lì sinceramente non ci credevo, mi sembrava una cosa strana, ma può darsi che è un'opera della magistratura che ci vuole fare mettere contro uno contro l'altro. Però il dubbio mi è rimasto e non capivo per quale motivo Rina volesse arrivare a tanto, gli avendogli dato la vita, cioè ho fatto quello che ho fatto e sono arrivato al punto dove sono stato proprio per eseguire le sue orme e per quello che lui mi aveva imparato. Quindi sono rimasto scioccato, ripeto, non tanto per la morte, che si muore una morta sola. E allora ho cominciato io a fare, come dire, a rivolgere il film indietro per capire quali erano i motivi. Un paio me le sono fatte, però il punto, quello che più di tutti mi ha fatto capire bene, a me per quello che mi riguarda, fu in occasione di un confronto con Cancemi Salvatore, dove lui mi spiegava che io assieme a Salvuccio Madonia ci tenevo a due cavalli pazzi che avevamo commesso non so che cosa, più si era mandati a trafficare a cercare un certo miscele Giuseppe, se non ricordo male, di Salemi, senza la sua preventiva autorizzazione. Per che motivo l'avevate cercato? Non ho capito la domanda, chiedo scusa. Per che motivo avevate cercato questo signore? Per organizzare un traffico di droga. Esatto. Questo è Michele, il notissimo trafficante di droga di Salemi. C'era un altro motivo per cui Cancemi le disse nel corso di questo... Mi ascolti. Le disse nel corso di questo confronto che c'era la volontà di Rina di uccidervi. Ha utilizzato anche un termine? Ora non mi ricordo le parole precise, però ci sono le registrazioni, le potete controllare. Questo è tra i verbali che abbiamo acquisito, quindi è agli atti. E Cancemi le dice che vi aveva detto sparaturi. Esatto, esattamente. In base nel nostro mondo bastano parole per capire un po' il concetto. Quindi sparaturi significavamo che... Cioè lui in modo provocatorio dice che si vanno a sparare senza l'autorizzazione, era il senso questo, si sentono domani Dio. Allora, siccome io avevo avuto, calcolando i tempi e il periodo di quando Rina mi voleva uccidere, e poi lui ha cambiato atteggiamento, che fino a quel momento Rina con me si comportava un po' strano, però non riuscivo a capire per quale motivo, se magari precauzione, essendo lui latitante, lui io libero, prendevo tutta la precauzione perché gli potesse portare i cosiddetti sbirri per poterlo far arrestare. Invece poi io, sentendo Cancemi, mi viene alla mente, ma subito, senza dubbi, lui mi fa letteralmente un interrogatorio, cominciando a girarmi intorno, su un l'omicidio di Agostino, di questo che stiamo trattando, di presente, non mi ricordo il nome. E mi comincia a dire... Ma tu sai niente di questa cosa? E gli ho detto no, altrimenti gliel'avrei detto. Ma chi potrebbe essere stato? Non glielo so dire.
E lui era convinto che di questo omicidio, no, ripeto, non me l'ha detto, ma in base a quello che mi chiedeva, che fossimo stati io e Salvuccio Madonia. Ma io subito gli ho negato la circostanza dicendo che non ne sapevo nulla. E gli faccio la domanda, cioè, allora se a questo punto lei non sa nulla, cioè Vossia, gli devo rispettosamente a Vossia, non ne sa nulla, allora chi poteva essere? E allora subito lui ha puntato il dito contro Antonino Madonia, ma senza tanti giri di parole. E gli ho detto, può essere, comincia a camminare da solo. Dice, può essere, Cinino si è montato là, adesso, non mi ricordo le parole, le ho dette in precedenza. Quindi in quel momento capì che Rino non sapeva nulla, cercava l'autore dell'omicidio, ma non perché gli interessava per il povero Agostino, ma chi l'aveva commesso e perché non l'avevano avvisato e più perché aveva agito in un altro territorio che era quello di Biondino Salvatore. Aspetta, allora le devo fare le domande su questo. Lei dice non sapeva nulla, sì. Non sapeva nulla in quel momento o all'inizio? No, da sempre, da quando è successo lui l'ha preso dalla TV e quindi stava cercando, almeno fino a quando ha fatto quella sorta di interrogatorio, lui non sapeva nulla. Ma quando la chiede a lei aveva già, diciamo, chiesto ad altri per quello che è la sua conoscenza di Cosa Nostra? Io non ho partecipato, ma per quello che lo conosco avrà parlato con sicuramente, perché... la volontà di uccidermi era nel qualche 6-7 mesi prima, e che a portarmi da lui era Raffaele Ganci, che poi mi ricordo pure che mi ha fatto aspettare per un'altra circostanza. Io ho ricollocato tutto l'episodio, quindi sicuramente lui ne ha parlato principalmente con Biondino Salvatore, con Cancemi Salvatore e con Giuseppe, con Biondino Salvatore, che era il titolare del mandamento di San Lorenzo, che comprende Carini, che sostituiva Giuseppe Giammo Gambino. Quindi lei queste cose le dice sulla base delle regole di Cosa Nostra, diciamo. Questi erano i soggetti che gli potevano riferire. Esatto. E lui in questa circostanza, diciamo che cercava, fra virgolette, la virgola per poter eliminare Antonino Madonia, per essere chiari. Quindi quando chiede a lei se lei ha partecipato, essenzialmente le chiede se anche lei ha partecipato a questo omicidio. Esatto, lui in quel momento mi dà, la domanda è come se io avessi partecipato all'omicidio senza avere chiesto l'autorizzazione a lui. E io gli dico assolutamente no, nella maniera più categorica. Gli ho detto, ma se l'avessi fatto non glielo avrei detto prima a lei, o quantomeno lei mi aveva dovuto, cioè Vossia, dico lei nel senso Vossia, avrebbe dovuto dirmelo a me, mettiti a disposizione di Nino. Questo non è successo come era normale tra questo gruppo. Io, nonostante tutti i rapporti, tutto quello che facevo, prendevo sempre ordine da lui, non mi dava i dettagli, mi diceva metti a disposizione di Tizio, di Caio e vai avanti. Senta, l'atteggiamento di Rina qual era, e se poi ci spiega se questo atteggiamento era importante per lei per comprendere quello che Rina sapeva o meno. L'atteggiamento era di quello, uno in base a quello che era il suo ruolo, che non sapeva nulla, era incavolato, ripeto, non per la morte dell'omicidio, della vittima, ma che lui era messo a conoscenza e in qualche modo si erano presi in gioco di lui, in sostanza. E quindi si spaventava anche per lui, cioè, quando ha ucciso lui potevano uccidere anche lui, ha capito qual è il senso. Sì, ma dico, quello io volevo capire, lei dice era arrabbiato, ma aveva un sorriso, come gliel'ha detto questo? No, era incavolato nero, nel senso che quando parlavo di Antonio Madonia lo faceva in maniera seria, con affermazioni dure, non era rilassato col sorriso sull'arma, no, era un atteggiamento di quelli seri e molti, molto, molto adirato. In che modo indica, ora se l'hai ricordato, diciamo, parlando, in che modo indica Madonia Antonino? Ma subito, non mi ricordo se l'ha fatto lui il nome, il 99% l'ha fatto lui, ma essendo che lui mi ha fatto il nome di... siamo arrivati ad Antonino Madonia perché lui pensava che ero stato io a Savuccio Madonia, quindi la deduzione è stata
quasi in automatico per dire è stata opera di Nino. Poi Nino, Madonia, con chi l'abbia fatto, quello non ci siamo scesi. Senta, ha utilizzato la parola i picciotti? Io e Savuccio. Però io questa Savuccio. È una domanda specifica. Ho già fatto tutte le domande, Presidente, credo che mi... No, sì, magari se anche per non involontariamente, come dire, mettere fuori vista il dichiarante, quello che deve rispondere, a che proposito, se la vuole specificare, in quale contesto avrebbe detto i picciotti? In questo contesto, Presidente. Dico, ha usato il termine i picciotti? Ovviamente mi pare una domanda. No, i picciotti, se non ricordo male, l'abbia adoperato Cancemi, non vorrei sbagliare, Cancemi... E durante il suo esame Rina i picciotti non ricordo che mai abbia detto una parola del genere. Siamo arrivati subito ad Antonino Madonia, nel senso, essendo che lui mi fa la domanda, tu e Salvuccio Madonia sarebbe il fratello minore, in automatico siamo arrivati a Nino Madonia, che Salvuccio non avrebbe fatto nulla senza l'ordine del fratello. Ho capito. No, da questo punto di vista, anche per ricordo, diciamo, io le faccio questa contestazione di quello che lei ha detto il 7 ottobre del 98, che poi è già acquisito agli atti. E allora, Salvatore Rina non mi ha detto niente, non l'ho trovato neanche stupito, e mi fa il nome, dice i picciotti, cioè i picciotti sarebbero i fratelli Madonia, cioè Salvuccio e Antonina, che ancora non so se era stato arrestato, sì, non era arrestato, vabbè. Se lo sono fatti in maniera molto a muta. Sì, sotto questa veste sì, in quel momento mi sono spiegato, però il significato, diciamo, era quello, ma riferito ai fratelli Madonia. Quindi lei ha compreso con chiarezza, sulla base di quelle che erano le sue conoscenze, che lui si riferiva a Nino Madonia? 101%, non 99%. Ma guardi, le dico di più. Io ho avuto modo di fare un confronto con mio padre. In quella circostanza gli ho detto, bello il compare che hai, in riferimento al fatto che mi volevo uccidere, perché mio padre ha assistito in udienza a queste mie dichiarazioni. Raffaele Ganci, che era nella cella accanto, gli dice Mazzu Bennà, per scolparsi lui, Cizzu Bennà, ma perché va pensando, non crede a queste tragedie. Mio padre, che invece conosceva bene Rina e tutta l'anturaggio, gli ha detto testualmente, dice Raffaele, dice, lascia perdere, non ce l'ho con te perché tu sei un miserabile più miserabile di lui. Aveva la stampella fra le mani, se solo incontro dall'altro mondo, dice, la devo tirare in testa, con riferimento al senso che lui, anche lui, aveva capito che voleva uccidere me e Salvuccio Madonia. Senta, ma mi conferma? Quindi, che... per capire, sì. Che il senso. Nel senso che per me, per mio padre, era chiaro, è una cosa diversa per la legge dello Stato italiano, per me e mio padre era chiaro l'argomento. Ho capito, perfetto. Una cosa le volevo chiedere, nella parte che le ho contestato poco fa c'è scritto che Rina non era stupito. Questo lei lo conferma? Sì, sì, stupito nel senso... che Nino Madonia avrebbe agito senza autorizzazione, perché partendo, diciamo, da quell'episodio del motorino e poi tante altre piccole cose che non mi ricordo sinceramente, però l'umore era quello. Senta, quindi la preoccupazione di Rina quale era? Riguardava, diciamo, il fatto che tramite questo omicidio si fosse cementata un'alleanza sì, magari facciamola pericolosa. Un po' meno diretta la domanda. No, l'ha già detto, diciamo, però in maniera molto en passant. E allora, qual era la preoccupazione di Rina? Che Antonino Madonia avesse messo in campo una strategia di Rina, dicendo che in qualche occasione commetteva omicidi senza avvisare i responsabili del territorio, tipo quello di Giuseppe De Cristina, ormai è un fatto abbastanza chiaro, e che le stava subendo la stessa mancanza di regole, e che uno, due, chiamato in causa da parte del mandamento di Biondino Salvatore per dire guarda è successo questa cosa e noi non sappiamo nulla, quindi lui fa una brutta figura, ma principalmente per quello che lo conosco poteva essere, si può rivolgere anche contro di me.
Quindi si doveva togliere un nemico all'interno di Cosa Nostra, quindi, perché non dettava più legge e regole, non dava più fiducia. Sì, quello che non riesco a capire a questo punto dovrebbe completare la risposta, nel senso, sì, per capire un pochettino il rapporto che c'era tra Nino Madonia e Riina. Ho capito la domanda, nel senso che, chiedo scusa, ho capito che a Madonia Antonino aveva ucciso questo ragazzo per qualche interesse suo personale, che nessuno doveva sapere. Sì, dico, no, le volevo chiedere, dico, al di là di questi fatti che lei ci riferisce e che si riferiscono al periodo in cui è stato ucciso Agostino, se ho capito bene, dico, in precedenza, lei già qualcosa l'ha detta, dico, ma in precedenza i rapporti tra Nino Madonia e Riina erano di stima, di collaborazione, quali erano? C'erano stati contrasti, timori? Lei di un timore ci ha parlato, dico, ma c'era stata anche collaborazione? Guardi, io in questo momento purtroppo sono passati tanti anni, che mi ricordo 100% che Rino a un dato punto non si cominciò a fidare più di totalmente di Madonia Antonino. Esempio, lui finché abitava l'ultimo luogo dove lui abitava, che era alla Molara, non ho mai percepito nessun malumore. Da quel momento in poi non so che è successo, in particolar modo con Riina, di che cosa sia venuta a sapere, che io in questo momento non mi ricordo. Cambiò atteggiamento con Antonino Madonia, pur collaborando, pur agendo assieme, però c'era qualche cosa che non funzionava più. C'era, credo, un rapporto pure di gelosia con Roberto Vito Palazzolo. C'erano tante cose che a Riina non gli cominciava più a piacere il comportamento di Antonino Madonia. Non compare. Senta, ci può descrivere che cosa avvenne nel caso dell'omicidio d'Aleo? Cioè, all'interno di Cosa Nostra questa notizia, cioè si seppe chi aveva fatto questo omicidio? Sì, l'aveva commesso il fratello assieme a Puccio Vincenzo, assieme a Puccio Armando Bonanno, e che lui si lamentava del processo. C'erano, sì, ora non mi ricordo i dettagli, se me li può ricordare eventualmente come contestazione, ma c'erano stati dei malumori. Ma il fratello di chi? L'aveva commesso, lei ha detto il fratello di chi? Giuseppe Madonia, fratello di Antonino Madonia. Vabbè. E allora? E poi ho assistito, ma non ho percepito bene, a qualche una discussione tra mio padre e Riina con riguardo ad Antonino Madonia. Non mi ricordo l'oggetto, però Riina criticava l'operato di Nino Madonia, non mi ricordo che cosa, sinceramente. E allora ricordo, le dico, le leggo quello che lei ha dichiarato il 22 febbraio del 2000, pagina 11 e 12. Quindi lui aveva il rammarico, stiamo parlando di Riina se non sbaglio, nel senso che Antonino Madonia per carattere faceva le cose alla chiusa, cioè a muta a muta. In quell'occasione lui aveva sfidato, nel senso che lui stava facendo una cosa senza avvertire agli altri, che c'era anche la sfida, anche fra uomini d'onore, di fare leggere sui giornali alcuni fatti di una certa importanza. C'era pure un certo orgoglio. Per esempio, quando fu, questo ormai non lo dico solo io, vabbè, si arriva all'omicidio d'Aleo, glielo dico perché mi è stato letto il verbale, quando fu dell'omicidio del capitano d'Aleo, Antonino Madonia, per ordine, gli fu fatto leggere sul giornale. Tant'è vero che lui venne a cercare a me e a Francesco Paolo Anselmo per dire, ma scusa, avete organizzato questa cosa e non ci avete detto niente? Se lo ricorda questo fatto? Sì, ma non vorrei sbagliare, ma non fu per Capitano D'Aleo, ho sbagliato io, ma era qualche altro caso. Il Capitano D'Aleo ci fu, che lui l'aveva detto in giornale perché non era stato presente, che fu organizzato nell'arco di una giornata, e Giuseppe Madonia non disse nulla al fratello, ma c'era qualche altra cosa. Dico, ma questa cosa, questo ordine di non sì, farlo sì, confermo, sapere era di Riina? Che... L'ordine di non farlo sì, sapere sì, a Nino Madonia? Confermo, sì. Perfetto. Era una specie di vendetta, diciamo.
Esatto, non ci fu il tempo di poter informare Antonino Bandolinea della partecipazione sia di due suoi uomini, Giuseppe il fratello e Armando Bonanno, assieme a Vincenzo Puccio. E lui di questa cosa non l'ha gradita. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. In quel periodo, stiamo parlando del periodo dell'omicidio Agostino, c'erano stati altri fatti in cui c'era stata frizione, diciamo, tra Riina e Nino Madonia relativamente alla commissione o alla tentata commissione di omicidi? Dottore, io in questo momento, ripeto, le faccio la domanda specifica sull'attentato alla Daura. Le faccio la domanda specifica. Sì, sì, ok. L'attentato al dottor Giovanni Falcone, sì. Che lui non aveva mi deve fare la cortesia, Brusca, mi deve fare la cortesia, sì. Non deve usare il termine lui, dica Riina o sì. Madonia o chi vuole lei, però non usi lui perché altrimenti poi ci confondiamo. Allora, chiarisca. Chiedo scusa, sì sì. Lui intendo Riina Salvatore, non sapeva che Antonino Madonia aveva organizzato l'esecuzione, non la volontà di uccidere il dottor Giovanni Falcone, l'esecuzione del dottor Giovanni Falcone, e si era adirato abbastanza. Di questo fatto Biondino si lamentò alla mia presenza e Riina in quel momento diceva: vabbè, lascialo stare, non ti preoccupare, come si dire, corinonia, dire prima o poi questo conto lo chiudiamo. Si ricorda in quale occasione ci fu questa sfuriata di Biondino contro Nino Madonia? Sì, fu purtroppo mentre che stavamo salendo dal piano terra verso sopra per festeggiare, purtroppo, mi dispiace, chiedo scusa, ma il termine è questo per la buona riuscita dell'attentato di Capaci, che Biondino si lamentava perché se lui avesse chiesto la collaborazione di tutti e non essere stato presuntuoso, l'attentato sarebbe compiuto nell'89 e non c'era bisogno di aspettare altro tempo. Lui chi? Sempre le faccio la stessa domanda del Presidente. Lui, Antonino Madonia, avesse chiesto la collaborazione a Biondino Salvatore con l'autorizzazione di Riina Salvatore, cioè d'accordo tutti, l'attentato al dottor Giovanni Falcone si sarebbe compiuto nell'89 e non nel 92. Senta, negli omicidi che, secondo quello che è la sua conoscenza, chiaramente, Nino Madonia ha commesso, si reca sui luoghi prima... Non ho capito la domanda. Sì, Nino Madonia, quando deve commettere degli omicidi, si reca prima sui luoghi per fare dei sopralluoghi, per l'appunto, per quello che è la sua conoscenza. Come? È un maniaco, studia dettagliatamente ogni singola mossa. È un freddo. Ma io le ho fatto una domanda specifica, se va proprio sul luogo o fa andare sul luogo? Sì, si studia tutto sul luogo, il portone, la via, cosa si deve fare, cosa non si deve fare, come agire, con tanta di quella freddezza, disinvoltura, si studia prima di entrare in esecuzione come farlo e poi la cosiddetta conclusione, la via di fuga, tutto, studiava tutto. È stato il mio maestro. Sì, ecco, io proprio per ricordo, non c'è un contrasto effettivo, dico però, le leggo quello che lei ha detto nella trascrizione del verbale del 22 giugno del 2017, a pagina 39. Questa è una caratteristica tutta di Antonino Madonia, di fare andare a chiedere alla persona, a vedere se non c'è, suonare il campanello. Sì. È successo, gli spiego un altro caso che è successo davanti a me, l'omicidio dell'omicidio di Filippo, del fratello di Filippo ad Alcamo, quando il travestito carabinieri siamo andati prima a sequestrare il fratello e poi all'altro mi ha fatto a me suonare sul campanello per chiedere se c'era o non c'era, dicendo che eventualmente se rispondeva a qualcuno che eravamo carabinieri, e questo ordine a me me l'ha dato Antonino Madonia.
Lei ha fatto un altro esempio in quell'occasione, se se lo ricorda. Quale? Qui c'era questo, ma c'è anche quello del mai fatto giuridico, accertato giudiziariamente dell'attentato al dottor Chinnici, che lui era andato a controllare addirittura il pianerottolo. Su questo era sul piano esecutivo, studiava tutto. Era andato dettaglio. Proprio in casa, diciamo, non dentro la casa chiaramente, ma nel pianerottolo del dottore Chinnici. Questa è la risultanza, esatto, di cui lei parla. E lei guardi, la strage del Tocchinise è ideata e realizzata sotto le sue, sotto la sua guida. Senta, Riina le disse anche per quale motivo Nino Madonia, secondo quello che era, no, chiaramente la sua opinione, avesse ucciso Agostino? Per completare la domanda di poco fa, chiedo scusa, l'utilizzo dell'autobomba è iniziativa sua, prendendo spunto dal tentato di un certo Casillo a Roma, un po' servizio segreto, non so per dettagliatamente. Quindi, per farvi capire qual è diciamo, la capacità criminale del Madonia. Sì, lei dice a questo punto, visto che ha completato quella risposta, l'utilizzo dell'autobomba in quale circostanza? A cominciare da quella del dottor Chinnici. Lei dice l'utilizzo della modalità dell'autobomba in genere, ho capito. È iniziativa di lui, cioè Madonia. Antonino Madonia, che l'aveva preso, dettomi da lui, dall'attentato commesso a danno di tale Cirillo a Roma. Va bene, pubblico ministero. Domanda poco fa non la ricordo, se me la può ripetere così rispondo. Serrina le disse, quando le disse è stato Nino Madonia, se le disse perché? Perché sicuramente aveva qualche cosa da nascondere con questo poliziotto, o che sapeva qualche cosa, o gli dava confidenza. Attenzione, signora Brusca, questa è una sua deduzione o glielo disse Rina? Io purtroppo sbaglio certe volte. Quelle deduzioni fra me e Rina o erano fatti, o se non erano fatti erano deduzioni che lui dava per fatti, per farmi capire. Lui, Rina. Sì. Senta, signor Brusca, lei in questo periodo, quindi stiamo parlando del 1989, periodo centrale del 1989, aveva partecipato ad altri omicidi con Nino Madonia? In quel momento... Nella fattispecie le chiedo di uno strangolamento. Sì, di uno strangolamento, questo nell'89, di uno strangolamento avvenuto, se parliamo della stessa persona, dentro del... di un casolare nel vicolo Pipitone, parliamo di questo? Sì. Eravamo io, lui, Biondino, mezza commissione, c'era Gancemica, Raffaele Ganci, l'ho fatto in nome che erano tutti quelli presenti, che questo era un signore che lo accusavano che dava la caccia ai latitanti e in tasca aveva una lista di soggetti con le cifre accanto, dei latitanti. Tipo c'era una sorta di prezzi per ogni latitante. C'erano le taglie, diciamo così. Esatto, sì, le taglie, non mi viene la parola giusta. Lei ricorda chi portò materialmente questa persona in vicolo Pipitone, in baglio Pipitone, diciamo, come ha detto lei? Francesco di Trapani, che è cugino di Antonino Madonia. Cugino in che modo, se lei lo cugino, sa? Cugino, comunque sono parenti, non mi ricordo il grado, dovrebbe essere cugini. La madre di Madonia non è una di Trapani? Non conosco la situazione anagrafica, so che erano parenti, però non conosco le origini. Va bene. Senta, e questo signore come disse? Si chiamava, lo sa? Chi era per reori? No, ma l'ho riconosciuto, non so come si chiama, non l'ho riconosciuto in fotografia. Va bene. L'ha riconosciuto o non l'ha riconosciuto? Non ho sentito. L'ho riconosciuto in fotografia. Sì, infatti agli atti il suo riconoscimento.
No, l'ho conosciuto subito, appena mi è stata presentata la foto, subito l'ho indicato. Senta, disse Francesco, o comunque chi ha partecipato con lei a questo omicidio, disse anche di dove era questa persona, da dove veniva? O di Cinisi o di Terrasini. O di Cinisi o di Terrasini, perfetto. Senta, questo omicidio per strangolamento di cui lei ha parlato, le sono, diciamo, lei ha avuto a che fare con altri omicidi di questo genere, cioè di persone che cercavano, sì, latitanti? Ecco. Sì, un certo Genova che è stato ucciso... A Palermo però Salvuccio Madonio lo portò su un serpeato, l'abbiamo interrato, poi è stato ritrovato. E poi so che altri si davano da fare per altri soggetti. E allora, lei ha detto un certo Genova, chiaramente dico, questo glielo chiedo. Lei il nominativo l'ha saputo poi successivamente, quando dopo le vostre dichiarazioni, sue e di suo fratello, è stato trovato il cadavere. Dico, lei inizialmente sì, sì, non lo sapeva che era il nome era Genova? No, assolutamente no. No, non mi dissi chi era. Come non sapeva che lo strangolato era Palazzolo, Palazzolo Giacomo, lei lo ha riconosciuto in Palazzolo Giacomo. Diciamo, lei i nominativi non li sapeva. Lo stesso vendore si chiama Palazzolo. Non, fino ad ora non sapevo come si chiamava, lo sto sentendo ora. Perfetto. Questo Genova, lei come le arriva, diciamo, questo fatto? Ce lo può descrivere un attimo anche questa circostanza? Lo porta Salvuccio Madonia a bordo di una Y 10, non mi ricordo se era da solo con un altro soggetto, non me lo ricordo totalmente. Ci consegnò questo pacco, un involucro nel territorio di Dammusi. C'ero io e mio fratello Enzo ad aspettarlo, mio zio Mario Brusca. L'abbiamo caricato sulla nostra macchina, una macchina di mio fratello Enzo Salvatore Brusca. E poi siamo andati a interrarlo in una proprietà di sempre di Brusca Mario. Dove è stato poi ritrovato? Perché viene portato a voi da Palermo? Che mi sembra un fatto anche pericoloso, diciamo, trasportare un cadavere per tutti questi chilometri. O che l'avevano commesso nelle vicinanze, che non l'ho chiesto dove è stato commesso, se a Palermo, se nel territorio o qualche altro, siccome non gliel'ho chiesto, quindi probabilmente perché era stato commesso nelle vicinanze, aveva difficoltà sicuramente a trovare l'acido, lui mi ha chiesto cortesia, ma non gli ho chiesto quale motivo, per la deduzione sono, o che era nelle vicinanze, quindi lui non me lo disse, o che ne aveva la possibilità di poter, in quel momento, di poter distruggere o fare scomparire il corpo. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. Nella convinzione che aveva Rina, cioè comunque nel fatto che Rina le fece la domanda se lei aveva partecipato o meno all'omicidio di Agostino, ha avuto un ruolo, se glielo disse Rina chiaramente, il fatto che lei avesse partecipato a questo precedente omicidio Palazzolo? No, di questo fatto non ne abbiamo discusso perché assieme a me c'erano tutti gli altri. Questo signore è entrato dalla porta, non ha neanche avuto il tempo di capire quello che gli stava succedendo. Con Rina poi non abbiamo parlato perché, ripeto, sarei stato informato da altri soggetti, in particolar modo da Biondino Salvatore. Non Ma lei comunque ha pensato che... su questo. Dico, lei ha ricostruito, ha pensato che Rina, che fosse questo il motivo per cui Rina lo pensava coinvolto nell'omicidio Agostino? No, Rina pensava che l'omicidio Agostino perché riteneva, a me Salvuccio Madonia, perché lui conosceva i miei rapporti con Antonino Madonia, quindi pensavo, questa era, diciamo, una mia ricostruzione, per me è totale, poi la Corte decide diversamente. Rina, conoscendo, aveva pensato che io e Salvuccio Madonia eravamo stati gli esecutori materiali con l'appoggio di altri soggetti, naturalmente, in base a quello che era il mio rapporto con Antonio Madonia e con i Madonia in generale.
Io per questo glielo dico, perché in fondo è la stessa cosa che sta dicendo lei adesso, ma nel corso dell'interrogatorio del 22 giugno del 2017 lei è andato oltre, perché a pagina 84 lei dice: perché Rina, secondo me, aveva saputo di tutti questi omicidi, avrà saputo che io ho dato una mano d'aiuto ad Antonino, quindi lei, questo è un suo pensiero, a Salvuccio Madonia, quindi non mi ricordo se prima o dopo, credo di averglielo detto, che avevo commesso questi fatti e mi ero messo a disposizione, quindi lui pensa che io sono stato coinvolto anche in questo omicidio, quindi quando lui viene da me viene come se già sapessi di questo. Esatto, sì, la sostanza ha detto, nel senso che Rina, quando mi interroga, convinto che io sapevo come sapevo di tutti gli altri. Cioè sulla base dei suoi rapporti con i Madonia, anche rapporti per precedenti omicidi, diciamo. Senta, c'erano altri motivi che potevano spingere Rina a pensare che lei avesse avuto un ruolo in questo omicidio? Lei conosceva qualche parente delle vittime? No, sul fatto delle vittime, il fatto delle parente delle vittime, non mi ricordo. C'è stato un motivo che io gli ho spiegato a Rina, nel senso che io conoscevo una cugina, una parente, una zia della moglie di Agostino. Ci può dire il nome di questa persona? Aspetti, Maria Castellese, non vorrei sbagliare. Lei ha già detto Maria D'Alessandro, dico io. Beh, perfetto, sì, chiedo scusa, io siamo attivi i nomi. Sorella della madre, diciamo. Esatto. Ed era la zia anche lei della moglie di Agostino, quindi di Ida Castelluccio. Esatto. Ah. In paese, meno male, conosciamo tutti. Lei mi ha detto a me, sei stato tu o qualche altro. Cioè, perché? Capendo una donna di mondo, pur non entrando nei dettagli, cioè, perché a lei? E io ho detto: Maria, ma di chi mi stai parlando? Io ho negato tutto sotto ogni punto di vista, e credo che questo fatto gliel'ho raccontato pure a Rina. Allora avevo i ricordi più freschi, dottore, ma mi è successo pure questo. Senta, lei conosceva questa Maria D'Alessandro perché? Perché io ero amico del marito, e poi con lei siamo diventati buonissimi amici, anche se qualcuno pensa di cose diverse, ma questa è un'altra storia. Cioè, cosa pensano? Che avevamo un rapporto, come lo dico perché è stato scritto su qualche informativa, che fosse una mia amante. Assolutamente no. Avevamo un buonissimo rapporto di stima e di fiducia. Avete un rapporto di amicizia, diciamo, stretto da questo sì. punto di vista. Sì. Esatto. E con il marito ancora di più. Il marito è stato suo favoreggiatore? Cioè, sì, nella latitanza. L'ultimo periodo della latitanza mi affidavo proprio a loro due. Il marito si chiama, l'ha detto? Sottile e santo. Senta... Lei conosceva altri parenti della vittima Ida Castelluccio? Parenti di Maria D'Alessandro, ecco. Diciamo. Sì, conoscevo alcuni, non mi ricordo, un fratello di Maria D'Alessandro, conoscevo i nipoti, conoscevo altri soggetti della famiglia, non conoscevo solo Maria. Lei conosceva anche una nipote? Maria D'Alessandro. Una nipote che si chiama pure D'Alessandro? Sì, Dida ti dovrebbe chiamarsi. Perché la conosceva? Perché frequentava nella casa della zia, l'aveva come una figlia. Lei già ne ha parlato, dico, non c'è niente di male a riferire di queste cose. Io glielo chiedo perché risulta da altri atti di questo fascicolo, quindi... Per noi è rilevante sì. che lei ne parli. Dico, no, se mi fa domande io rispondo. No, non voglio entrare nel merito di frequentazioni, cioè non è un interesse morboso, non mi interessa questo. Dico, lei ha parlato, cioè le faccio proprio la domanda specifica.
C'era una nipote d'Alessandro che aveva rapporti con Pino Greco Scarpa e con Lucchese, oltre che con lei? Sì, chiedo scusa, sì. Era un'altra soggetto che ho conosciuto, e questa era, se non ricordo male, moglie di un poliziotto, separata. E credo che abbiamo avuto, ora non mi ricordo, forse pure qualche discussione con questa, però non mi ricordo. Sì, confermo. Senta, ritornando un attimo all'omicidio Palazzolo, quello in Vicolo Pipitone, perché eravate in Vicolo Pipitone? Se lo ricorda? Sì, che eravamo lì per, se non ricordo male, per l'omicidio del fratello di Vincenzo Puccio, quello avvenuto al cimitero del quartiere vicino. Dei Rotoli? Del Rotoli, sì. E per altri, il contesto era il complotto cosiddetto Puccio. Il complotto Puccio. Scusi, pubblico ministero, se lo interrompo. Io non lo so ovviamente se, anzi me lo direte voi, se diciamo di Vicolo Pipitone si chiarisce nel corso di questi verbali. Sì, no, ne volevo parlare, Presidente. Perfetto, perché, soltanto che perché poi lei ha cominciato giustamente a parlare ha fatto di riferimento cose. Perché siete a Vicolo Pipitone. A questo punto magari vediamo cos'era Vicolo Pipitone. Cos'era Vicolo Pipitone? No, era mia intenzione farlo. Va bene, no, pensavo che potesse essere nei verbali già acquisiti e che la Corte ovviamente non sta leggendo. Volevo ora. Concludere questa va parte. Va bene, d'accordo. Procede. Le volevo chiedere un'altra cosa. Era quello anche il periodo in cui vi riunivate per quanto riguarda Contorno, cioè la famosa vicenda? Più precisamente era per il ritorno di Contorno e di Gaetano Grado. Ed è per questo motivo che c'erano tutti questi capi mandamento, c'erano una serie di capi mandamento presenti, secondo quello che lei ha detto. Del fatto che erano successi degli omicidi che non sapevamo e quindi eravamo alla ricerca del responsabile, fino a quando abbiamo scoperto che c'era stata opera di Salvatore Contorno e di Gaetano Grado. Quindi c'è stata tutta la commissione di Costa Nostra a cercare i responsabili di questi fatti. Senta, le faccio un'altra domanda e poi passiamo proprio a parlare di Baglio Pipitone. C'è stato un momento in cui sono iniziate, diciamo, le ricerche da parte di Cosa Nostra di chi erano questi soggetti che cercavano i latitanti? C'è stato un momento iniziale? Era finita perché ognuno per il suo territorio e per le sue competenze, diciamo, qualcuno aveva informato organi di Cosa Nostra, cioè soggetti di Cosa Nostra, che c'erano questi signori che andavano cercando latitanti, perché li sapevano quasi come indicati col dito. Quindi uno per uno sono stati tutti eliminati e poi credo che appena finita la ricerca e portato a termine il cosiddetto lavoro, poi non ho saputo più nulla di questa attività. Le faccio una domanda più specifica, signor Brusca. Lei ha mai sentito parlare di Nicola di Trapani? Sì, Nicola di Trapani, figlio di Francesco di Trapani, parente di Antonino Madonia, cognato di Salvuccio, avendo sposato la sorella. Da quando si è liberato aveva cominciato a reggere il mandamento di Resuttana, soggetto che aveva partecipato alla strage del dottor Carlo Palermo, dove sono morte le due gemelline, sì. E via dicendo. Si ricorda quando fu arrestato alla fine degli anni Ottanta e come avvenne questo arresto? Se non ricordo male, che qualcuno aveva informato dietro una spiata, una cosa del genere, se io non ricordo male. E ci furono indagini all'interno di Cosa Nostra, cioè all'interno e all'esterno, chiaramente, per capire chi era stato lo spione, come dite voi? Dottor, non me lo dico sinceramente, stamattina sono un po' comunque agli atti, perché è inutile fare contestazione, cioè tutte queste cose sono agli atti e sono ripetute più di una volta.
Allora le faccio una domanda specifica anche per fare comprendere alla Corte quello che lei ha narrato. Lei ha parlato di Baglio Pipitone o Vicolo Pipitone, come lo vogliamo dire. Ce lo può descrivere? Che cosa è, prima di tutto? Di chi è? Dove si trova? E se ce lo può descrivere in qualche modo? Sì. Baglio Pipitone è un quartiere di Palermo del territorio dell'Acqua Santa, appartenente al mandamento di Re Sultana, capeggiato da Antonino Madonia, dove fino a un dato punto era la base operativa di Antonino Madonia per l'esecuzione di tutti gli omicidi, quantomeno di quel territorio. Omicidi per quello del cimitero, omicidi di altri soggetti di Cosa Nostra, base di partenza per l'omicidio dalla chiesa, strangolamenti. Era la base operativa di Antonino Madonia, che apparteneva ai fratelli Galato, in particolar modo a Vincenzo Galato, che erano uomini del suo mandamento, che erano della famiglia dell'Acqua Santa. Questi Galatolo di cui lei parla, c'è soltanto Vincenzo Galatolo, uomo d'onore, o ci sono altri Galatolo, uomini d'onore? No, c'era Vincenzo Galatolo, Vito Galatolo, Giuseppe Galatolo. Poi c'era un altro nipote che non mi ricordo come si chiama, che è stato ucciso dalla polizia. E qualche altro in questo momento non mi ricordo. Fontana, Stefano Fontana. Poi c'era un certo Di Maggio, comunque c'erano i soggetti, quelli che vi ho detto io. Possiamo dire quindi che erano numerosi i componenti della famiglia Galatolo, che facevano parte di Cosa Nostra? Sì, tantissimi. E tutti loro, o una gran parte, diciamo, abitavano in questo Baglio Pipitone? Sì, in quello Baglio Pipitone c'avevano prima una casa normale, poi è stato fatto costruito un fabbricato, un 3-4 piani, non mi ricordo. Questo fatto però avveniva in una casa a parte che era dentro il Baglio, che di recente, avendo visto un filmato, è ancora presente, un filmato televisivo. Quindi, se ho capito bene, c'era un palazzo, poi alla fine, diciamo, perfetto, dove abitavano tutti loro, e poi c'era una casetta, come la chiamiamo? Allora, grande, piccola? Descrivo, credo che fosse la via, quella dei Via dei Cantieri. Salendo poi c'è un vicolo che è una strada, non mi ricordo il nome, forse Pipitone, Via Pipitone, comunque non lo so come si chiama, che era, arrivava a un dato punto e non c'era via d'uscita, era bloccata. Alla fine di questa strada, sulla sinistra, c'era un ingresso, un vicoletto. All'interno di questo vicoletto, di fronte c'era una porta tipo persiana, un po' anticotta, e dentro questo caseggiato facevamo quello che dovevamo fare. Il palazzo è girando a destra, ma dentro il cortile. Questo caseggiato era una casa piccola o era, appunto, erano tante case messe tutte assieme? Questo significa caseggiato? Erano 4-5 piani, non mi ricordo, ma erano grosse. Questo per quanto riguarda il palazzo? No, io intendo dire la casa. La casetta, diciamo, la stanza annessa con un altro, non mi ricordo se era un ripostiglio, bagno, non mi ricordo, ma una quarantina di metri. Senta, per quello che lei sappia, c'erano anche locali sotterranei? Questo non lo so dire. Questa casa, per entrare si dovevano scendere 2-3 gradine, però non lo so se c'erano. Questo non lo so dire. Io, oltre all'appartamenti, oltre a questa casa, non sono andato mai oltre. E un'altra cosa la volevo chiedere: subito dietro, diciamo, quindi si entra in questo vicolo Pipitone, se si continuasse, cosa ci sarebbe? Cioè, c'era campagna, c'era altre case, che cosa c'era? No, dottore, questo non gli so rispondere perché, ripeto, non sono di dietro, da lontano si vedeva che era vuoto, ma io non sono andato mai oltre l'appartamento, sia quello dove abitava Vincenzo Pitone e tutti gli altri fratelli, pur avendoci salito sopra,
è questo casetto. Vedevo che c'era una porta di uscita, però non l'ho mai percorsa questa. Non ho capito, lei ha detto questo palazzo dove ci abitava Vincenzo Pipitone e tutti gli altri fratelli? No, Vincenzo Galato, Raffaele Galato. Vincenzo Galato. Erano 4-5 piani. Ecco, no, siccome lei ha detto adesso Vincenzo Pipitone, invece è Vincenzo Galatolo e tutti gli altri fratelli, giusto? Esatto. Oh, che erano uomini... In questa abitazione dove abbiamo commesso il fatto... c'era una porticina che andava oltre, però io non l'ho mai percorsa, signor Presidente. Vabbè, pubblico ministero, prego. Presidente, sarà cura poi evidentemente nostra, perché non è agli atti di questo processo, essendo, diciamo, questo posto molto importante per tutto lo svolgimento del processo, per comprendere molte delle dichiarazioni, forse il caso, io mi ricordo che nel processo Cantieri Navali, il dottore Teresi aveva fatto proprio un accesso con fotografie per fare capire la complessità, diciamo, di tutto questo posto di cui ora ha parlato il signor Brusca. Poi immagino che anche tra gli ufficiali di polizia giudiziaria che verranno, certo, a deporre, certo, ci ne sarà sono qualcuno conoscente. Che potrà descrivere. Assolutamente sì. Anche una cartina Google effettivamente basterebbe per rispondere a quello che avevo detto io. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere, che lei sappia, anzi le faccio una domanda specifica, lei ha mai sentito parlare del carabiniere Vittorio Tommasone? Sì, era un brigadiere che faceva servizio a San Giuseppe Iato. Sì. Parliamo della stessa persona, se non ricordo male. Gli successe qualche cosa? Gli è stata bruciata la macchina in modo che venisse trasferito perché si riteneva uno che indagava troppo. E su cosa indagava in particolare che dava fastidio? Ma credo sull'arresto di Rina, che deve informazioni su Rina, su comunque soggetti di Cosa Nostra. La circostanza la dovrebbe conoscere meglio di tutti Baldassare Di Maggio. Le risulta se aveva contattato proprio in questa ricerca di Rina anche la persona che lei conosce, Santo Sottile? Può essere, sì, che questo brigadiere abbia chiesto qualche cosa a Sottile. Può essere, sì. Presidente, un attimo solo, sto vedendo che molte domande le ho fatte e quindi sto eliminando. Ecco, le volevo fare un'altra domanda. Lei ha riferito del costruttore Sei Dita. Ci può dire che cosa è a sua conoscenza relativamente a questo costruttore? Questo costruttore credo che fosse parole che diceva Cangemi Salvatore, o un confidente, o un che aveva rapporti con i servizi. Non mi ricordo, c'era qualche cosa di particolare che o era amico, o era conoscente di Giuseppe Calodre o del collaborante, in questo momento non mi viene il nome, Cangemi Salvatore. Sì. Lei ha detto il 5 marzo del 97 che era socio di Cangemi Salvatore. Sì, perfetto. E poi ha riferito anche questo fatto dei servizi, parlando in particolare come sue fonti di Nicola di Trapani e di Guastella. Conferma questi fatti? Sì, erano notizie che apprendevo da questi soggetti, però ora se mi può leggere perché non mi ricordo i dettagli. Perfetto. Senta, queste persone che lei ha riferito scomparse o strangolate, lei appunto ha parlato di questo palazzolo, ha parlato di Genova, ma negli interrogatori ha fatto riferimento anche a altri soggetti, erano legati ai servizi per quello che voi eravate, per quello di cui voi eravate a conoscenza? Era vostra opinione che fossero legati ai servizi e sulla base di che cosa eventualmente? Servizi nel senso che andavano alla ricerca di soggetti con le taglie, ma potevano essere pure confidenze di forze di polizia. Si parlava di servizi così in generale, io non conosco le conoscenze degli altri. Si parlava principalmente di servizi
Però potevano essere anche rapporti con forze di polizia, carabinieri o altre finanze, non lo so. Quindi lei dice comunque forze di polizia, ecco, insomma, essenzialmente. Sì, servizi erano, fra virgolette, un po' più riservati, però sempre appartenendo alle forze di polizia. Senta, lei quando le viene portato il cadavere di quello che poi lei stesso ha detto essere Genova, però non lo sapeva allora, chi pensava che fosse? Questo lei lo ha riferito. Un confidente o qualcuno che cercava notizie per latitanti. Ha pensato che fosse Piazza Emanuele? Esatto, sì. Perché io non sapevo, allora, se, quando fu abbiamo indicato sia io che mio fratello, fino a quel momento non sapevamo chi era, quindi pensavamo a Piazza, che di quello notoriamente, di quello si conosce le informazioni di stampa, che era notoriamente un appartenente ai servizi, alle forze di polizia. Ha parlato anche in questi casi, cioè lei ha ritenuto anche che potesse essere Agostino? Perché? No. Che potesse essere D'Agostino, la fonte di questi soggetti che per la ricerca della latitanti. No, che la persona che era stata portata, magari sbagliando, lei ha pensato che potesse essere Agostino. Lei dice D'Agostino. Sicuramente ho sbagliato, perché non era possibile. Però questo pensiero l'ha fatto o non l'ha fatto? Un pensiero che poteva essere Agostino. Quello che cercava i latitanti, quindi poteva essere dietro il Genova, poteva essere tutti gli altri, cioè, ma ripeto, non che poteva essere il Genova quello dentro il Agostino, quello dentro il sacco, fra virgolette. Cioè lei ha pensato ad Agostino eventualmente come soggetto che poteva essere coinvolto nella ricerca dei latitanti, ho capito? Esattamente, ma non la fonte, mai... la fonte di... Ma non mai che Agostino potesse essere il corpo che poi lei ha contribuito a seppellire? E questa è la risposta? Sì, sì, chiarissimo. Se l'ho detto è stato un errore sicuramente. Senta, signor Brusca, le faccio una domanda proprio per chiarezza e per permetterle anche di riferire alla Corte i motivi di tutto quello che le chiederò. Cioè, lei ha immediatamente parlato... di quello che sapeva relativamente all'omicidio Agostino, o le prime volte che le sono state fatte domande sull'omicidio Agostino non ha riferito questi fatti? Non ho riferito, non ho detto spontaneamente perché non sapevo nulla. Ho detto qualche cosa di quello che mi è successo e poi ho risposto alle domande quando siete venuti voi, diciamo, magistrati, a chiedermi delle notizie. Almeno questa è la cronologia della mia lei, conoscenza. In particolare riferisce il 7 ottobre del 98 quando le vengono fatte domande relativamente all'omicidio Savoca. Lei autonomamente riferisce dell'omicidio Agostino. Perché ne parla in quell'occasione? Sì. Ecco. Me lo sì, può ricordare? Sì. L'omicidio Savoca sarebbe l'omicidio dei fratelli Savoca, che erano responsabili dei furti dei tir, quindi davano disturbo all'interesse di Cosa Nostra, e credo che poi in quell'occasione, se non ricordo male, ho detto, può essere che magari sbaglio, che se collaborasse Savuccio Madonia non lo fa perché era responsabile della morte del piccolo Savo, che era morto assieme al padre, perché è una cosa durissima accettarla. Quindi sono andato a finire poi sul fatto di Agostino, almeno dovrebbe essere questa la ricostruzione. Quindi diciamo, la particolarità di questo omicidio Savoca era che anche un bambino, di quanti anni, lei se lo ricorda quanti anni aveva questo bambino? Un anno, due anni. È stato ucciso? Sì, è stato ucciso anche involontariamente assieme al padre. Però scusi, Brusca, per non lasciare la domanda del pubblico ministero in evasa, lei quando ha cominciato a collaborare? Io ho cominciato a collaborare nel 96, sono stato arrestato il 20 maggio 96, dopo tre giorni con i colloqui investigativi.
E quindi, poi con il 9-10 agosto con le autorità di Palermo, Caltanissetta e Firenze. Va bene. Allora, la domanda del pubblico ministero è: fino a quel momento, fino al 1998, cioè a distanza di quasi due anni, ottobre, anzi più di due anni, a ottobre del 98, lei aveva mai parlato, aveva mai detto di sapere nulla dell'omicidio Agostino? Questa era la domanda che le ha fatto il pubblico. E se no? No, perché non ho detto nulla, perché è una cosa che non avevo fatto io. Non ha fatto lei. E perché è a ottobre? Ripeto, la domanda era questa. Lei poi è andato sull'omicidio Savoca, ma la domanda era questa: perché a ottobre del 98 invece ha ritenuto di cominciare a parlare? Perché qui noi abbiamo il suo interrogatorio. A un certo punto lei dice: colgo l'occasione per rappresentare che sono a conoscenza di fatti connessi con l'omicidio dell'agente Agostino, di cui finora non ho riferito. E poi dice la ragione. Allora, ci sa dire, questa era la domanda, ci sa dire perché del 98 lei coglie l'occasione per cominciare a riferire dei fatti che riguardano l'omicidio Agostino? Non mi è capitato solo con il fatto Agostino, mi è capitato con tanti altri fatti. Ma io cerchiamo di concentrare. Ho parlato perché c'è un motivo specifico per cui fino a quel momento lei non aveva parlato dell'omicidio Agostino?